Ciao ragazzi, vi faccio vedere adesso come costruire una mascherina qualora dovesse essere necessaria, perché non deve assorbire liquidi. Quindi tutto ciò che vi serve è la carta forno, due elastici, una spillatrice e una forbice. E un metro. Allora, tagliamo circa 30 centimetri di carta forno, anche perché queste sono cose reperibili ovunque, dato che non si trovano più mascherine in questo periodo. Quindi 30 centimetri di carta forno. Trentatré, che sono la roba. Quindi la giriamo dalla parte che abbiamo tagliato a misura e cominciamo piegarla così. La classica fisarmonica. Alcuni non riescono ormai ad entrare più nei supermercati, quindi magari vi può tornare utile se dovete andare a fare la spesa, insomma. Ok, allora, fatta la nostra fisarmonica, posizioniamo gli elastici a questa distanza, circa 2 cm, e facciamo un risvolto. Dopodiché questo lo giriamo, uno e due, così. A questo punto aprite con delicatezza la carta, così. Ok, e abbiamo fatto la nostra bella mascherina. Ciao!